parlando sempre di modelli semplificati, cioè possiamo astrarre ancora di più. Io faccio piovere dell'acqua nel mio bacino, devo separare la parte che ruscella da quella che si infiltra, perché la parte che ruscella poi ha una sua storia e ha un suo tempo di residenza all'interno del bacino che è molto minore di quella che si infiltra. Sempre noi finora siamo sempre stati legati a modelli, come dire, a modelli, cioè le equazioni fisiche del problema in particolare, soprattutto le equazioni di Richards, quindi equazioni che valgono puntualmente, che variano di punto in punto e che noi potremmo integrare su una griglia. Però per costruire i nostri modelli, adesso pensate, tornate a queste lezioni anche iniziali che vi avevo mostrato, in cui vi avevo mostrato che c'è il versante, poi c'è un bacino, poi c'è un bacino più grande, poi c'è un bacino ancora più grande. Noi queste realtà puntuali le dobbiamo aggregare per poi andare a dare la risposta complessiva di un bacino di dimensioni che può variare da un chilometro quadrato fino a Dio delle Amazzoni, 8 milioni di chilometri quadrati, adesso non mi ricordo neanche esattamente quanto sia grande. Dobbiamo quindi, non possiamo pensare di poter risolvere le equazioni di Richards su tutto il Dio delle Amazzoni, neanche se qualcuno sta tentando di farlo. Se non altro per problemi di caratterizzazione, dobbiamo in qualche modo astrarre il problema e pensare che in queste scale più grandi tutto quello che succede alle scale più piccole si mescola in un certo modo e solo certe proprietà emergono alla scala grande del bacino che sono utili poi per la determinazione del deflusso su tutto il bacino. Questo è un tema nuovo che non viene affrontato in questo corso qua, che il cui scopo è prevalentemente quello di stare sulle scale piccole per capire i processi. Però salvo il fatto di queste lezioni in cui che vi sto facendo oggi, un sistema quindi è quello di considerare sempre i bilanci idrologici alla scala di un bacino grande e di considerare i bacini come composti da vari serbatoi, che magari possiamo distribuire vari serbatoi in vari punti dello spazio, e per esempio un serbatoio può essere responsabile del deflusso superficiale, un altro del deflusso sotterraneo, e una certa parte dell'acqua può andare in altro serbatoio nella vegetazione, cose di questo tipo qua. E il problema a questo livello si riduce quindi a determinare quali sono gli scambi di acqua e di energia eventualmente che ci sono fra questi serbatoi. In particolare, per determinare una volta che facciamo piovere quanta acqua va appunto ad infiltrarsi e quanta acqua invece ruscella in superficie, uno dei modelli che è stato usato in passato ed è ancora usato in queste scale più grandi, in cui si dice che i modelli sono LAMP, sono concentrati, parametri concentrati, in cui tutto lo spazio, tutto quello che succede in un'area viene concentrato in una singola equazione, cioè di solito si passa da equazioni differenziali alle derivate parziali ad equazioni ordinarie, cioè per ciascuno di questi serbatoi come vi ho parlato prima, e per esempio però la separazione dell'acqua viene fatta con dei metodi empirici. Uno di questi è questo che si chiama modello Arno. Arno perché è stato implementato inizialmente da un collega italiano che si chiama Ezio Todini su un modello che era il modello del fiume Arno. In realtà lo aveva preso da un modello Xinyang in India, che
era fatto in Cina, che è molto simile a questo. E sostanzialmente il tutto qui si basa su una formula di separazione. Questa formula di separazione prevede che di considerare il rapporto fra il volume infiltrato e il volume massimo possibile da infiltrare, che qui è chiamato I con M, che sta sotto il volume infiltrato, e dire che questo è proporzionale a che cosa? Ha una certa distribuzione, in particolare viene costruita questa funzione che ha una forma un po' a intuito, ma poi in una lezione successiva vi dirò anche, vi mostrerò una possibile interpretazione di questa formula qua. E in questa formula compaiono l'area del bacino, la percentuale di area satura e un esponente. In realtà sia I con M e questo esponente sono dei parametri che sono detti di calibrazione. Anche questo è un concetto nuovo rispetto a quello che abbiamo detto finora. Finora i parametri in qualche modo venivano sempre li ho sempre pensati come un li ho sempre pensati come rappresentativi di una qualche caratteristica fisica, come per esempio la conducibilità idraulica o così via. In questo caso sono parametri di calibrazione, che vuol dire che noi diamo questa formula di separazione delle portate superficiali da quelle sotterranee. Poi andremo a produrre un modello che utilizza questa formula, il quale per esempio mi darà delle portate superficiali. Queste portate superficiali le vado a misurare e confronterò le portate misurate e le portate date del mio modello. Vado a cambiare questi parametri B e questo parametro I con M fino a che le portate del modello e le portate misurate sono molto simili. In teoria dovremmo cercare che coincidessero, ma questo in pratica non avviene mai. Come si interpreta questa formula qua? Allora voi in ordinate avete I diviso I con M, mentre in ascisse avete l'area satura diviso l'area totale. Supponiamo di partire dal bacino completamente vuoto. Noi facciamo piovere una certa quantità di precipitazione rispetto, naturalmente, a questo I con M che noi supponiamo di conoscere per il momento. E arriviamo quindi ad una certa altezza di precipitazione, cioè abbiamo un volume da riempire, lo riempiamo fino a 0,5 qui. Se lo riempiamo fino a 0,5, questa curva che è disegnata qua, che è quella che vedete disegnata in rosso, mi rappresenta la curva che separa la parte che va in l'uscellamento superficiale dalla parte che rimane all'interno del sottosuolo. In particolare quella che va in uscellamento superficiale, questa disegnata in azzurrino chiaro. Quindi quello che faccio in pratica io è disegno questa curva in questo piano, poi faccio piovere la mia quantità di acqua, perché per esempio su quel bacino dico adesso in questo istante sono piovuti 100 mm, questi 100 mm sono, che ne so, lo 0,5 della capacità di immagazzinamento totale, e quindi traccio lo 0,5. A questo punto determino che la parte chiara è l'uscellamento superficiale, la parte azzurra è quanto rimane all'interno. Adesso supponiamo che venga una seconda pioggia e qui disegno il colore verdino. Allora
in questa seconda pioggia ha un volume che è rappresentato da I0, che era la condizione iniziale, più P, questa che vedete rappresentata qua. Di questa nuova pioggia, la parte che sta sotto la curva rimane dentro il mio bacino, in particolare rimane nel sottosuolo. La parte che sta sopra la curva, questa qua, verdino chiaro, è quella che ruscella. Questo è il meccanismo con cui funziona qui la separazione nel modello Bahama. È ovvio